sociale. Chiediamo di riaprire sicuramente il tavolo di interlocuzione con la Regione Abruzzo su questo tema, cioè quello del sistema del welfare locale. Centinaia, migliaia di lavoratori che hanno sofferto anche loro, come tanti altri, la fase del lockdown, non meritano questo trattamento. Noi eravamo quasi arrivati alla firma dell'accordo sull'articolo 48, e inspiegabilmente l'ANCI si tira fuori, la Regione non con una mail liquida 2 mesi di lavoro e di interlocuzione. È inaccettabile. È necessario riaprire un'interlocuzione con le parti sociali, tra Regione Abruzzo, ANCI, perché questo sistema del welfare locale merita attenzione, merita investimenti, risorse che ci sono. Noi pensiamo che dare attenzione, ascolto, risposte a questo pezzo di lavoro regionale, che è quello che si occupa della fragilità, è quello che assicura l'assistenza domiciliare agli anziani, che si occupa di assistenza specialistica nelle scuole, che dà queste prestazioni, quindi tutelando le lavoratrici e i lavoratori del settore si tutelano anche le fragilità, le persone che hanno più bisogno. Quindi interlocuzione, investimenti, attenzione al sistema del welfare locale. Ci hanno assicurato che chiederanno ai capigruppo oppure in commissione, ci riceveranno per essere auditi su queste questioni. Noi non pensiamo che sia non più rinviabile, lamentiamo a dispiacere una mancanza di interlocuzione con la Regione Abruzzo su questo tema, anche su altri, in primis ad esempio tutto il pezzo della sanità, dei riassetti ospedalieri, delle reti territoriali, delle assunzioni, temi che abbiamo posto alla Regione ormai da diversi mesi, anche precedente all'emergenza Covid.